mi ha espresso un desiderio all'inizio della stagione e mi ha chiesto di vincerlo il mondiale. E io, che sto sempre con i piedi per terra e cerco di non dare mai grosse aspettative ai miei atleti, perché poi il risultato è sempre funzione di tanti elementi, gli ho detto: noi lavoriamo al massimo e poi vediamo che cosa succede. Del resto l'avversario è lì che vuole la stessa cosa che vogliamo noi. E quest'anno Claudio ha vinto il suo primo titolo mondiale. Per il Telimar era il nono titolo mondiale, è stato il nono titolo mondiale. È comunque un grossissimo risultato, anche perché Claudio è il terzo degli atleti che ha vinto un mondiale con il Telimar. Grazie. Qui dietro ci sono il quarto uomo, quello era Claudio Provenzano. Ha vinto questi mondiali in Lituania quest'anno a Trakai, proprio un mese. Nonostante sia stato il nono titolo mondiale vinto con un mio atleta, è sempre stata una grossissima emozione vederlo attraversare il traguardo davanti a tutti gli altri avversari al mondo fortissimi come lui, però evidentemente un po' meno di lui e dei suoi compagni. Io adesso ve lo vorrei presentare. È lì sotto che ci aspetta insieme alla vostra banda del paese e insieme all'assessore, e quindi direi di farlo entrare, così magari vi racconterà lui stesso la sua esperienza in campionato del mondo e potrà emozionarsi ancora una volta davanti a voi. E allora facciamo entrare Claudio Provenzano, diamogli un caloroso benvenuto. Thank you.
allora ve lo ripresento. Lui è di poche parole, no? Non vorrebbe proprio intervenire così per come è accaduto in altri momenti. Però secondo me qualche parola riusciamo a spilargliela. Claudio Provenzano. Beh, allora intanto ringrazio tutti per essere qua in molti stasera a questo evento che ha organizzato il comune di Collesano e che ringrazio. È veramente un piacere vedervi qui in tanti e poter condividere con voi questa emozione. Sapere di essere, di vincere un campionato del mondo, sapere di essere il primo, il più forte sulla terra è veramente un'emozione indescrivibile. Vi ringrazio ancora tutti. Dai, un breve racconto della gara. Già allora in partenza eravamo molto carichi perché sapevamo che potevamo puntare alla vittoria visto il modo in cui avevamo vinto la qualificazione e infatti questo ci ha dato la forza per partire molto forti e riuscire ad andare in testa alla gara fin dall'inizio. E poi lì siamo stati molto bravi a tenere tutti quanti dietro fino alla fine e quando abbiamo visto le bue rosse che indicano gli ultimi 250 metri di gara, lì abbiamo capito che stavamo andando a vincere il campionato del mondo e l'adrenalina ci ha aiutati ad andare a travagliare il traguardo per primi. Allora adesso penso che sia giusto dare la parola al padrone di casa, al sindaco. Grazie. Grazie. Chiaramente è molto emozionante presentare Claudio, ma presentare anche tutta la sua squadra. Voglio fare i complimenti a lui, a tutta la sua squadra, all'allenatore, alla società. È veramente una cosa... ne andiamo molto orgogliosi, perché? Perché ci voleva un collesanese per vincere i mondiali di canottaggio. Io immagino quante persone avranno chiesto a Claudio, ma tu di dove sei? Lui ha risposto di Collesano, un madonita, è una cosa veramente, è doppiamente bella. Un collesanese che vince i mondiali di canottaggio. Quindi Claudio, io ti faccio veramente tantissimi auguri per la tua carriera, sei ancora tanto giovane, immagino che vincerai ancora tantissimo, questo è solo l'inizio, riusciremo a portare avanti, in alto il nome tuo e del nostro paese nel mondo, di questo io ne sono assolutamente... Certo, niente, passo la parola di nuovo al suo allenatore perché secondo me bisogna raccontare qualche aneddoto di quello che è accaduto in Lituania. Allora, io come vi avevo anticipato nei precedenti campionati del mondo ho sempre seguito i miei atleti. Anche questa volta avrei voluto farlo fino all'ultimo momento, non ero tanto convinto perché la squadra che seguo ha circa 65 atleti, quindi sono tutti degni di essere seguiti esattamente come Claudio, perché per me non c'è il primo della classe e l'ultimo, sono tutti meritevoli di grande attenzione e quindi ho esitato. Fino a due giorni prima Claudio mi chiedeva ma vieni a vedermi, ma stai partendo, e io dicevo sì, adesso sto vedendo, un po' tergiversavo, non me ne sono assolutamente pentito perché vi ripeto, vedere il proprio atleta è come vedere il proprio figlio che cresce, che ottiene il migliore risultato ad una interrogazione a scuola piuttosto che all'università, che si laurea e che ottiene un grande risultato di vita. Per me questo è stato per Claudio ed ero felice per lui, perché poi la maggiore soddisfazione di un allenatore è quella di gratificare il proprio atleta tramite il risultato. Quindi io sono oggi veramente contento per Claudio che si sia laureato campione del mondo.
adesso vorremmo consegnare a Claudio un pensiero che l'amministrazione ha voluto riservargli. Magari quello che ti consegniamo lo leggi tu, Claudio, perché nonostante sia stato firmato da noi, però è bello che lo legga tu. L'amministrazione comunale, quale riconoscimento dei grandi meriti sportivi conseguiti nelle varie competizioni di canottaggio, con orgoglio consegna la presente pergamena con l'augurio di nuovi e futuri successi al campione mondiale Claudio Provenzano. Buonasera a tutti, spero di parlare un po' altino in modo tale che tutti mi capiscano. A volte parlo veloce o parlo una lingua e magari non riesco a gestire totale, però farò del mio meglio stasera. È stato un onore, un piacere avere ricevuto dal sindaco l'incarico di organizzare una festa per una persona che io stimo tantissimo, Claudio. È stato un piacere e anche una sfida, perché volevo dare al campione, al nostro campione di Collesano, il massimo. Spero di esserci riusciti. Oltre all'amministrazione comunale, vorrebbe anche gratificare l'allenatore e il compagno di squadra con dei piccoli ricordi di Collesano. Grazie. Io ringrazio l'amministrazione tutta, l'assessore Battaglia, il sindaco, per la calorosa accoglienza che vi assicuro non è da tutti. Sono veramente orgoglioso di essere siciliano, di essere qua tra di voi e di avervi regalato un campionato del mondo attraverso Claudio. Come in una manifestazione e in una premiazione che si rispetti, ci vogliono anche i fiori. Al campione dei fiori avevo un piccolo desiderio,
piccolo piccolo piccolo, che la mamma di Claudia, di Claudio, la signora Gina, salisse sul palco. Per piacere, signora. Sì, facciamo dei fiori. Anche il papà per forza, il papà bisogna che gli sostenga la moglie, è un po' emozionata. Prima di cominciare la festa avevo esclusivamente pregato, io in palco non salgo, però adesso ci sono tutti e due. Un applauso grande, grande al papà e la mamma di Claudio. I fiori sono per lei, signora. Un grazie al papà e alla mamma per averci regalato questo grande campione. Ecco l'esame. Adesso gli presterò ancora un piccino in più. Voglio che la mamma e il papà dicano qualcosa per Claudio. Prego, signora. Lo so che è emozionata, lo sono anch'io. Mi mancava solo questo. Quello che gli viene fuori dal cuore, basta. E che cosa devo dire? Ringrazio tutti per quello che avete fatto. Ma che mi fai dire? Ma che... Papà, ma che mi fai? Siamo troppo emozionati, veramente non ci aspettavamo questa, questa festa, questa manifestazione. Ringrazio tutto il popolo di Collesano, ringrazio il sindaco, l'amministrazione e poi sono orgoglioso di mio figlio che è veramente un campione, merita tanto. Grazie a tutti. Niente Claudio, siamo orgogliosissimi, spero che in futuro faremo altre, molte altre premiazioni come questa, magari tipo Olimpiadi, quindi vai a allenarti domattina alle 6 come hai detto che dovevi fare e portaci e regalici tante altre emozioni. Grazie.